Buona domenica, cari amici. La sera dell'ultima cena, dopo aver lavato i piedi agli apostoli, dopo che Giuda uscì nel buio della sua notte spirituale per consumare il suo tradimento, Gesù pronunciò le parole che avrebbero dato al suo messaggio l'impronta definitiva e che sarebbe durata nei secoli. Ci lasciò il comandamento dell'amore. L'amore non avviene sempre nella gioiosa spensieratezza. Spesso avviene a prezzo del fuoco delle prove della vita. Sì, può esistere la compagnoneria, può esistere la comitiva, l'amicizia dalle 100 tavolate fra vino e cantate, ma l'amore di cui parla Gesù è un'altra cosa. L'amore è anzitutto amicizia sincera, è fedeltà. L'amore è fiducia, è silenzio davanti al diritto dell'altro di essere riconosciuto e di esistere. L'amore è ascolto profondo, desiderio di toccare il mistero di Dio nascosto nel prossimo e nelle vicende dell'umanità. L'amore è parola che riconosce, apprezza, costruisce, incoraggia, perdona, è mano tesa verso chi ha bisogno. Sulla croce Gesù ci insegna che l'amore nella sua forma più alta è dare la vita per gli altri. Almeno facciamo un tentativo, se non altro perché Gesù se lo è meritato col suo sangue. Proviamo a mettere in pratica questo comandamento, il più grande di tutti. Almeno proviamo a smettere di fingere di essere tutti santi, perché non rubiamo e non ammazziamo, il che il più delle volte non è neanche vero.